queste sono le Oka Clifton 9 e il modello precedente rappresentava la scarpa ideale per il podista amatore e sicuramente la più amata del mercato italiano. Come è cambiata questa? Quali sono le caratteristiche e soprattutto resterà ancora la scarpa più amata dall'amatore italiano? Come al solito, per capirlo partiamo dalle specifiche. Ovviamente la mia versione era di colore nero perché Massi, sole spento, così cantava Caterina Caselli. Questa scarpa pesa nella versione maschile 248 grammi, drop 5, 32 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede. La versione femminile è più bassa e soprattutto entrambe le versioni hanno aumentato l'altezza del suolo. L'intersuola è stata alzata di 2 mm per il modello femminile sia nell'avampiede sia sul tallone e di 3 mm nel modello maschile, anche in questo caso sia sull'avampiede sia sul tallone. Due aspetti da notare: sulla parte laterale sono state tolte le scritte che piacevano a tanti noi geek delle scarpe e soprattutto è stato mantenuto il drop 5, che ha un impatto importante sul vostro modo di correre. È una scarpa morbida con un drop abbastanza basso, perché è un drop di 5 mm, fa lavorare il piede e si reagisce bene. Morbida, schiumosa, perché è abbastanza alta e abbastanza protettiva, con un drop basso in questo modo comunque fa lavorare abbastanza bene il piede, pur avendo appunto uno spessore abbastanza alto. La scarpa è diminuita comunque di 4 grammi grazie anche al fatto che, cambiata la tomaia, ho apprezzato tantissimo l'aumento dello spazio nell'avampiede. Lo spazio dell'avampiede sentivamo appunto all'evento di Oka che è stato ampliato rispetto alla versione precedente, tanto che nel reel che probabilmente avrete visto, potrete vedere su questo canale dell'altro giorno, viene detto che anche per piante del piede più larghe questo modello risulta più adatto e più confortevole. Io l'ho trovato adatto al mio piede, però appunto ho dovuto prendere un numero in meno per averla un po' più aderente, perché fosse per me un po' più portabile. Questo mi lascia anche pensare che con il numero corretto lo spazio sarebbe stato assolutamente adeguato anche a una larghezza maggiore della pianta. La presenza di una tomaia in mesh riciclato che secondo me vi consente di tenere il piede ben coccolato. La tomaia è in mesh traspirante. L'ho trovata abbastanza morbida, non particolarmente elastica, però comoda e molto, molto comfortable. Un'altra delle cose che ho apprezzato è la famosa linguetta paffuta, che contiene comunque una struttura a soffietto e al tempo stesso dei lacci piatti che di fatto vi consentono una lacciatura perfetta, anche se la doveste prendere mezzo numero in più come ho fatto io. La linguetta imbottita è davvero una coccola sul piede e anche sulle ossa superiori, e correndo dà una bella sensazione di relax. Allora, lacciatura direi ottima, ci sono questi lacci abbastanza sottili, piatti, che tengono molto bene. Due opzioni per chiuderla, una un po' più vicina alla caviglia, l'altra un po' più vicino al dorso del piede, tiene bene e la lacciatura non si sente anche grazie proprio alla linguetta imbottita, che sotto non fa gravare anche una lacciatura un po' stretta per chi appunto ha una pianta del piede non particolarmente larga, quindi deve tenere un po' più stretti i lacci. Nonostante il grande spazio nell'avampiede, suggerirei comunque lo stesso numero. Chiaramente ci sono dei pareri discordanti e di conseguenza probabilmente dovreste provarla al negozio. Qui dipende molto dalla forma del piede, direi stesso numero per piedi di larghezza normale. All'evento però abbiamo sentito altre opinioni e ci siamo resi conto che alcune persone chiedevano proprio mezzo numero in più, quanto questa versione calzerebbe più aderente rispetto alla precedente. Ho anche amato il tallone, che è di fatto una conchiglia comunque relativamente morbida, che mantiene il piede ben saldo ma al tempo stesso non crea problemi al tendine d'Achille. La conchiglia poi si estende lateralmente quasi fino al mesopiede, cosa che introduce un ulteriore elemento di stabilità. In effetti i miei sensori, oramai la versione precedente l'ho disintegrata correndoci per oltre 1000 km e quindi non ce l'ho più, mostrano che comunque questa scarpa è sicuramente molto più stabile rispetto a quella del modello precedente, anche forse legata al fatto che la mescola è cambiata. La schiuma è molto di più, dovrebbe essere più ammortizzata, è sicuramente una scarpa molto ammortizzata ed è un'intersuola morbida. La stabilità è aumentata anche grazie al fatto che la base di questa scarpa è di circa 2 mm in più rispetto al modello precedente, che comunque
aveva anche la versione wide che secondo me era 3 mm rispetto invece a quella base. Ho apprezzato anche il fatto che sia cambiata la schiuma che ora è in EVA modellata a compressione, che per chi fosse molto tecnico suggerirei di guardare il sito Soul Review, che spiega che di fatto, ma l'abbiamo verificato in maniera molto semplice, questa scarpa è sicuramente molto più reattiva, molto più veloce, ma al tempo stesso garantisce un appoggio sul cuscino proprio grazie al fatto che sia aumentata l'altezza dal suolo di 3 mm. Non è morbida a livello di alcuni competitor, però è morbida per corse rilassate e rimane sicuramente stabile. È una scarpa stabile con la pianta molto larga e piacevole, non si sente morbidezza e non durezza. È una scarpa da ritmo rilassato, è proprio una scarpa per uscire a correre e non pensarci. Si può utilizzare per i lenti, è pensata per i lenti e va utilizzata sicuramente in questi termini. Tra l'altro sarebbe delizioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Saranno copiose e soprattutto molto dettagliate e precise. Ho anche apprezzato il fatto che è cambiato sostanzialmente il battistrada, che ora ha una quantità di gomma superiore rispetto al modello precedente, e soprattutto questa gomma è fondamentalmente più dura e tenderà assolutamente a resistere rispetto a quanto invece avevamo visto nel modello precedente, dove secondo alcuni, ma non tutti, la durata della gomma stessa fosse comunque inferiore rispetto allo standard del mercato. Battistrada, sono curiosa di vedere come sarà nei chilometri, questo lo potremo vedere solo con l'utilizzo. Ho notato che c'è stato già un consumo dopo la prima uscita e ho notato anche che è il classico difetto di Oka, che la parte piena di schiuma morbida che rimane non coperta dal battistrada comincia già a mostrare dei segni di usura. Bisogna vedere poi quanto velocemente si consumerà il battistrada, che è stata una pecca sicuramente non solo delle Clifton ma di altri modelli di Oka, che si consumano molto velocemente e tendono a mangiare via proprio questa parte morbida di schiuma che rimane scoperta. Tutti i punti di contatto, sia per tallonatura sia per avampiedisti, sono coperti bene, e Oka dichiara che la gomma utilizzata per il battistrada è molto più resistente. Questa resistenza bisogna vedere se effettivamente si dimostrerà sul campo e su tutti i tipi di terreno. Queste Clifton 9 hanno una struttura barchetta che comunque si chiama Meta Rocker, è stata tra virgolette copiata da tutte le altre aziende e secondo me anche grazie al fatto che comunque è abbastanza rigida e per l'intersuola che è stata utilizzata vi consentirà di correre velocemente ma anche di fatto lentamente, soprattutto se appoggiate di tallone, perché la presenza copiosa di gomma nella parte posteriore vi permette di atterrare sul cuscino. Ci ho corso anche in pista, alla pista di Gavirate, dove ho incontrato Francesca, e secondo me credo che davvero possa essere adatta a tutti i podistamatori di tutti i livelli, sia dal neofita sia da coloro i quali volessero correre per esempio lenti rigeneranti, perché questa scarpa vi fa sentire bene in ogni condizione. Probabilmente potrebbe essere una scarpa unica per coloro i quali volessero iniziare, mentre se voleste accoppiarla a qualcosa di più spinto aspettatevi tra qualche giorno la recensione delle Oka Rocket X2 che escono il 15 sul mercato italiano. È pensata sicuramente per ritmi lenti, per corse rilassate, molto rilassate, è un'intersuola morbida, non è particolarmente reattiva, ma non è una scarpa pensata per essere reattiva. In realtà spingendo un po' di più, anche andando magari sotto i 5, tenendo anche lenti un po' più svelti, ha risposto bene ed è rimasta davvero confortevole senza pensarci troppo. È una scarpa che permette di correre senza concentrarsi troppo su quello che portiamo ai piedi. Un altro aspetto molto interessante è la presenza di un pannello catarefrangente sulla parte posteriore ma anche sui laterali, cosa che vi consentirà ovviamente di correre in sicurezza alla sera, aspetto da non trascurare anche perché questa scarpa è pensata per correre tutti i giorni. Un altro aspetto da non trascurare per la stabilità è la presenza copiosa di gomma nella parte posteriore, nel caso appoggiaste di tallone questa gomma vi garantisce di gestire al meglio l'appoggio e di conseguenza sicuramente sarete molto più stabili rispetto a una corsa effettuata con il modello precedente. Tra l'altro è possibile sostituire la soletta, che comunque è abbastanza premium, con dei plantari personalizzati, cosa che di fatto faciliterebbe l'utilizzo anche a tutti coloro i quali avessero dei piccoli problemi di pronazione.
può essere una scarpa adatta a tutti, perché è una scarpa che permette ritmi molto rilassati che tutti facciamo anche solo per alleggerire dagli allenamenti più intensi. Quindi può usarla al top runner per scaricare dopo un allenamento, dopo una gara, può usarla qualunque podista, abbiamo sentito anche di persone che l'hanno utilizzato in più maratone. Questa scarpa può essere utilizzata anche per pesi un po' più importanti, di quelli cosiddetti medi, soglia dei 75 kg credo resti valida, ma penso possa essere utilizzata anche da podisti con un peso un po' superiore. È una scarpa molto stabile con appunto una base molto ampia, una base d'appoggio ampia sia sul tallone sia sull'avampiede, e rimanda stabilità perché l'intersuola, pur essendo morbida, non è a livello di morbidezza di altre schiume di competitor, insomma. È un'intersuola che non cede, tiene bene e, data la larghezza, sicuramente aiuta nella stabilità anche per chi avesse un peso un po' più importante. In conclusione, questa scarpa è sicuramente migliorata rispetto al modello precedente. Mi è stato chiesto se vale la pena fare l'upgrade. Questo ovviamente non lo so dire. Secondo me è una scarpa che resterà ai piedi del podista amatore per parecchio tempo, forse diventerà ancora la più amata dagli italiani. Credo che Oca abbia innovato al meglio, soprattutto grazie a questa nuova mescola, però lascio a voi la scelta. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Il coniglio mi ha disturbato durante tutta la recensione, vado comunque a dargli da mangiare. Ciao, alla prossima!